Settimana Giallorossa, rubrica settimanale di approfondimento sull'attività dell'Ugento Calcio. Benvenuti alla quarta puntata di Settimana Giallorossa. Oggi abbiamo ospite il capocannoniere della promozione Girone A, Girone B, Marco Cortese. Ciao, buongiorno. E abbiamo anche Gianni De Mitri, una forza della natura a centrocampo. Buonasera. E allora, d'obbligo è chiaramente parlare del ritorno alla vittoria di domenica scorsa con Marco, autore tra l'altro di una doppietta. Sì. E come è andata la partita? Guarda, che dire, siamo stati bravi all'approccio alla partita fino ai primi minuti. Siamo andati anche in vantaggio grazie al gol mio sulla ribattuta del portiere. E niente, poi abbiamo calato il ritmo, abbiamo subito il pareggio e così è finito il primo tempo. Poi nella ripresa, grande altro approccio buono con il 2-1 sempre mio su assist di Solidoro, che lo ringrazio anche. E poi il 3-1 di Giffi che ha chiuso la partita. E Gianni, tu sei subentrato? Sì. Dalla panchina, cosa hai notato? Cioè, questa vittoria ha notato un atteggiamento diverso della squadra? Certamente domenica abbiamo avuto un approccio positivo alla partita e abbiamo messo in pratica tutto quello che proviamo tutta la settimana. E abbiamo fatto una grande partita, secondo me, sono stati molto bravi i miei compagni a sbloccare subito la partita con un calcio di rigore, Marco ha fatto gol. E poi l'abbiamo gestita bene, siamo andati sull'1-1, poi siamo riusciti in secondo tempo ad andare in vantaggio di nuovo. Siamo stati fortunati perché Giovanni ha parato il rigore. A proposito di Giovanni, Giasco, tra parentesi era anche all'esordio. Sì, assolutamente. E poi siamo stati bravi ad andare sul 3-1 e niente, siamo contenti, ci teniamo ben stretta questa vittoria e speriamo che domenica... E diciamo che questa vittoria... di anche una valenza molto elevata, considerando che il Copertino ci precedeva di 3 punti. Sì, sì, sì. Quindi andare a vincere in casa una diretta concorrente, finora è una diretta concorrente per i play-out. Sì, giusto. E credo che sia stata, non dico un'impresa, ma è stata abbastanza ardua. Sì, sì, era fondamentale prendere questi 3 punti. Non ci piaceva nemmeno il pareggio, quindi dovevamo vincere per forza e quindi ce l'abbiamo fatta grazie al gruppo che noi abbiamo, siamo un grande spogliatoio, quindi siamo contenti, dai. C'è anche una nota positiva, il ritorno al gol di Giffi, al quale penso che ha sofferto la mancanza della rete in queste partite. Sì, sì. Era fondamentale per lui fare gol, perché visto che lui è un attaccante molto che fa lavoro sporco e io sono quello sempre che mi infilo tra le linee, però sono contento per Osvaldo che ha segnato, almeno si è sbloccato e quindi vediamo pure la prossima partita. Sicuramente gol è importante. Sì, lui avrà molta fiducia nelle prossime partite. Sì, sì. E un piccolo mistero da chiarire, che sono le tue marcature, che diciamo che sono o 12 o 11. Il gol che è in dubbio è quello di Lecce a Otranto, il quale, se non ne sbaglio, un tuo tiro, però tu abbiamo parlato, la tua idea è che sia andato così. Sì, sì, no, magari ci spieghi bene. No, niente, Gianni mi diede la palla lungolinea e poi io la misi in mezzo e poi prese il difensore e andò in porta. Quindi penso che sia anche autogol, perché alla fine non voglio prendermi i meriti di nessuno. Quindi il pallone sarebbe uscito? Sì, ecco. Sarebbe uscito. Sì. E quindi l'intervento del difensore è stato importante, sì, per la marcatura. Sì, sì, giusto. E quindi ufficialmente sono 11 le reti. 11. Bene. E comunque sia,
11 o 12, sempre capo quando viene arrivato. Adesso, dove vuoi arrivare? No, niente, io dove voglio arrivare? Per adesso lottiamo le ultime due partite di andata, dobbiamo vincerle assolutamente, dobbiamo fare i 6 punti per riaprire il campionato, poi a futuro ci si pensa più in là. Per adesso fare bene e basta. Allora, con Gianni passiamo alla partita di domenica prossima, sì, in cui verrà in Tazzano a farci visita, che formazione che ha 10 punti, 3 punti meno di noi. Che partita ti aspetti? Domenica sinceramente sarà una partita molto dura, abbiamo la fortuna di giocare in casa, quindi sì, sta a noi insomma mettere in pratica tutto quello che prepariamo durante la settimana e speriamo bene di vincere, anche perché sono rimaste 2 partite molto fondamentali per noi, di chiudere in bellezza diciamo in questo girone di andata, visto che abbiamo avuto qualche intoppo, e di ricominciare meglio di come abbiamo finito insomma l'anno nuovo, e speriamo bene, dai. Sì, Marco, domenica... Ah, scusami Marco, ancora con Gianni. Sì. Perché una piccola considerazione, tu di Redding ne hai fatte 11, però Gianni Dimitri ancora 0, cosa inusuale per lui. Sì, perché lui deve stare tranquillo, perché alla fine il suo lavoro è recuperare palloni e ci fa segnare, ci fa alzare la squadra, quindi il suo ruolo anche è fondamentale per noi. Diciamo che il gol è una cosa in più. Il gol è una cosa in più, se arriva, assolutamente, se fa segnare la squadra e fa il lavoro buono per la squadra. Sì, sì, ma io infatti non sono preoccupato per questo, mi interessa il bene della squadra, diciamo, non è... C'è Marco, abbiamo 4 attaccanti, sì, che il compito loro è far gol, quindi noi ci mettiamo a loro disposizione e facciamo di tutto per metterli in condizione di far gol, quindi assolutamente, non è una cosa che mi tocca, assolutamente. No, questo sicuramente, però c'è anche che quando Gianni segna sono sempre delle reti belle. Lo scorso anno è stato autore di 4-5 reti, sono state veramente tutte le reti di gioco. E a questo punto, diciamo, noi come tifosi, primi tifosi del Sinugento, magari domenica si può togliere questo 0. Speriamo. Però il principale è sicuramente prendere 3 punti. Queste soddisfazioni personali, diciamo, lasciamole da parte. Noi pensiamo più nel collettivo, nel gruppo, ripeto, le soddisfazioni personali non ci interessano tanto. Anche i campioni di umiltà. Sì, ma è giusto. È giusto che sia così, no? Prima sì, l'umiltà al primo posto. Prima anche prima di entrare in campo si vuole segnare, però prima penso alla squadra, mi piace anche far segnare gli altri. O se il gol arriva, arriva. L'importante è impegnarci al campo e durante la partita, anche durante gli allenamenti, sono fondamentali, perché se ti alleni bene durante gli allenamenti fai anche bene domenica, quindi così. Comunque, molto bene. Un'ultima domanda, che è una domanda libera, che ti lascio a te se vuoi dire qualcosa, se senti dire qualcosa. Personalmente oppure... Quello che vuoi. No, personalmente ringrazio il mister che mi sta dando fiducia in queste partite e sto dimostrando il valore che ho anche l'anno scorso, però una persona devo dire grazie al mister, al direttore e tutti i presidenti che ci stanno anche trattando bene, e quindi sono delle grandissime persone sia fuori che dentro il campo. Quindi questo qua voglio dirlo, grazie. Sono d'accordissimo con quello che ha appena detto Marco, e grazie a Dio a noi non ci fanno mancare niente, ci stanno tutti vicini, siamo un bel gruppo. L'unica cosa che mi auguro personalmente, sinceramente, è di portare a casa qualche punto di più la domenica, perché per quello che costruiamo, per quello che facciamo, i punti e la classifica non rispecchiano sinceramente sì, quello che dovremmo avere. E questo è molto vero. L'unica cosa che posso dire personalmente è che speriamo il giorno di ritorno di farlo meglio di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Magari basterebbe che il giorno di ritorno l'Ugento abbia i punti che si merita. Sì. Perché alla fine quest'anno se andiamo magari a fare... Siamo stati sfortunati, però la ruota
deve girare. Per questo deve girare. Perché troppe, noi siamo usciti da troppi campi. Sì. Con i complimenti dell'avversario, sì, con i complimenti dei tifosi degli avversari. Sì, ma non basta. Però non sono punti. A me sembra pure una presa in giro, quindi non voglio. Voglio pensare partita per partita, prendere i punti subito per salvarci e poi dobbiamo toglierci le nostre soddisfazioni. Bene, con questo è tutto. Arrivederci la settimana prossima con Settimana Giallorossa. Grazie a Marco Cortese. Grazie. E a Gianni Demitri. Ciao, buonasera. Settimana Giallorossa, rubrica settimanale di approfondimento sull'attività dell'Ugento Calcio.